Buonasera a tutti, sono Lorenzo Busnengo, sono un consigliere dell'Ordine degli Architetti con la delega ai rapporti con la pubblica amministrazione. Nel caso specifico questo convegno apre un ciclo all'interno della Casa dell'Architettura, che come voi sapete o come non sapete ve lo spiego, la Casa dell'Architettura non è diciamo un ciclo di convegni a più ampio spettro, che quindi non riguarda solo gli architetti o i liberi professionisti, ma coinvolge anche la società, ragionando sulle forze sociali, le forze economiche, l'associazionismo e tutto quello che può permettere in una visione culturale complessiva la trasformazione della città. Nello specifico per quanto riguarda il centro storico, ma la più ampia gamma della città storica, che come voi sapete è molto estesa oggi rispetto al piano regolatore di Roma, va anche in quartieri che una volta erano periferici, cioè Ostia, il Trullo, l'Eur sono città storica, e quindi ragionare con tutte le forze sul campo di quelle che sono le possibili trasformazioni di questa parte così importante della nostra città. Perché se rimaniamo in un'ottica di mera conservazione rischiamo che alla fine di avere una città che va ad impoverirsi, avere un centro storico monofunzionale, solo oggetto di trasmigrazione di turisti che in realtà non lo vivono in quanto tale, questo può essere un esempio, o invece quartieri più periferici che vivono in una sola monofunzionalità residenziale e quindi perdono proprio quegli spazi di relazione e di comunità che sono propri di una città. Quindi capire come trasformare questi pezzi di città, questi brani di città, in modo qualitativo proprio per avere quell'effetto di città che c'è tanto caro a noi tutti i cittadini romani. Nello specifico questo è il primo ciclo che riguarderà l'ex mattatoio nel quartiere di Testaccio e quindi le trasformazioni che sono in corso. Poi ci sarà un altro convegno sulla Palazzina Romana, quindi un'analisi storica di quella che è stata una delle tipologie propria dell'architettura del Novecento romana, come oggi considerarla e come oggi ragionare sulle trasformazioni anche di questa tipologia edilizia. E poi l'ultimo convegno sarà su Via Giulia, quindi anche qui con questo ragionamento su questo vuoto urbano che si è venuto a creare in centro storico e con le possibili soluzioni da mettere in campo.